Adesso potete entrare. Eccoci, benvenuti. Togliamoci ovviamente le scarpe. Benvenuti nella nostra casetta a Drammen in Norvegia. Questo è l'ingresso, fondamentalmente abbiamo un appendino per i cappotti e qui dove lasciamo le scarpe appena entriamo con le nostre pantofole. Vi porto subito nella cameretta degli ospiti. La prima camera che si vede è effettivamente quella che per me è lo studio dove io lavoro ed è anche la camera di eventuali ospiti che vogliono venire a trovarci. La cosa interessante, venite qua, è che non so perché, ma l'interruttore della luce si trova dietro la porta, che non è esattamente una progettazione geniale da parte di chi ha fatto questa casa. Comunque, la cosa più bella della stanza è il panorama che si vede dalla finestra. E questa è la vista di Drammen, che secondo me è veramente bellissima. Oggi è una bella giornata, ho aspettato una giornata di sole per fare l'home tour. C'è la tenda oscurante, che è abbastanza raro in Norvegia, perché normalmente la gente non mette le tende, proprio nessuna tenda, tantomeno quella è oscurante. E adesso volevo farvi vedere dall'altra parte della stanza la mia scrivania, che ho comprato con orgoglio su Finn.no. Non è un video sponsorizzato, però è questo sito, come vi ho già detto tante volte, è un sito dove si possono comprare cose usate molto spesso a prezzi molto convenienti. E questa è praticamente la mia scrivania dove io lavoro. Abbiamo portato la stampante dall'Italia in macchina, ho le skin che per prendere gli appunti soprattutto a lavoro, il mio computer che utilizzo tutti i giorni, che mi serve per vedere YouTube, per lavoro, per tutto, anche perché come vedrete non ho la televisione in casa, quindi questo computer è fondamentale. E dopo ho il mio bel, credo che si chiami Billy, sempre dell'IKEA, infatti abbiamo fatto un grosso spesone all'IKEA per aggiungere alcuni dettagli d'arredamento, dove io tengo le tende oscuranti per il soggiorno che lì non ci sono, poi le mie attrezzature varie, la mia telecamera, il mio treppiede, eccetera, tutti i libri che mi servono per lavoro, per insegnare italiano qua in Norvegia e anche online, e varie borse dove tengo un po' di tutto. Il mio zaino, come avete visto anche nel video, cosa c'è nel mio zaino quando viaggio, vi metto il link sotto di questo video. Venite con me che vi faccio vedere il resto della casa. Allora, subito qui la prima porta che si incontra dopo la cameretta è quella che noi usiamo come sgabuzzino vero e proprio. Allora, guarda, c'è veramente di tutto, guarda, dallo stendino con i panni agli sci, tutta l'attrezzatura da sci, snowboard e quant'altro si può trovare, e tutte le nostre valigie, non so se potete vedere, tutta la raffica delle nostre valigie, che ovviamente le teniamo a portata di mano per quando dobbiamo viaggiare. Gli sci di fondo. Proseguendo lungo il corridoio, un altro difetto di progettazione di questa casa è che c'è la luce del corridoio solo qua, vabbè, comunque. Questa porta dà sul bagno, un bagno che ha una piccola finestrella, come vedrete, e anche questa è una cosa rara in Norvegia, perché di solito i bagni, soprattutto nelle case moderne, sono ciechi. Come questo bagno, anche gli altri bagni che ho trovato nelle altre case non sono particolarmente belli, neanche quelli moderni. Di fatto sono quasi sempre in piastrelle, sia sul pavimento che sulle varie pareti. E questo bagno in particolar modo è un po' vecchio e brutto, più brutto di quello delle altre case dove abbiamo vissuto. Comunque di fatto c'è un mobiletto dove noi teniamo, insomma, i detersivi, le cose per pulire il bagno, un lavandino, la lavatrice che ci ha messo nuova, molto bella questa, lava e asciuga. Vedete la finestrella che però dà sulla strada, e vabbè, io lo chiamo il trono perché sembra un trono messo così in una posizione angolare, e questa, anche questa non la capisco come progettazione della casa. E poi la doccia, che in realtà è grandissima, molto comoda. C'è riscaldamento pavimento, quindi in bagno c'è sempre un caldo pazzesco, però è comodo il riscaldamento pavimento nel bagno. Ah, ecco, vi faccio vedere, giustamente, vi faccio vedere quello che tengo qua a portata di mano, sostanzialmente. I miei pennelli da trucco. Questi sono deodoranti e profumi
del mio fidanzato, vabbè, spazzolini da denti e poi vabbè, qui tengo a portata di mano i trucchi che uso quotidianamente. Ma secondo me la parte più interessante della casa non è il bagno, ma è il soggiorno. Vi porto subito il soggiorno. Una cosa di cui mi sono innamorata immediatamente di questo appartamento, in questa casa, è la vetrata del soggiorno, che dà su una vista di Drammen collinare meravigliosa, soprattutto in questo periodo che è tutto innevato, veramente. Come mi avete detto voi su Instagram quando postavo le foto, che panorama da fate, stupendo, Kuschelig, sì, bellissimo. Oltretutto abbiamo questa veranda che è molto molto carina, non vedo l'ora di usarla d'estate, adesso non ci metto piede con 50 cm di neve. Panorama completamente diverso rispetto a quello dell'altra casa di Drammen davanti al fiume, che era anche quello molto molto bello. Anzi, vi lascio qua sopra il link per vedere il home tour dell'altra casa di Drammen se siete curiosi. Comunque questa a me piace tantissimo perché è molto più antica questa casa rispetto all'altra. Ha proprio delle cose tipo questa porta con delle aperture, ha due porte, quindi è abbastanza sicura, però comunque ha delle aperture un po' vecchie. In realtà mi piace. Anzi, la casa da fuori è molto molto antica, completamente di legno. È la caratteristica di tutto questo quartiere dove siamo venuti a vivere, che sono tutte case molto antiche, di 100-200 anni, tutte in legno, con delle caratteristiche molto norvegesi. Ho promesso a Violetta, l'architetta che mi sta aiutando ad arredare casa a Milano, di inquadrare alcuni dettagli architettonici di questa casa, molto stile scandinavo, che sono, per esempio, i battiscopa molto alti, come vedete, come la mia mano, molto alti, con questi disegni geometrici, queste decorazioni, nonché ovviamente tutto i bordi delle finestre, gli stipiti delle porte, che sono sempre molto spesse, come vedete. E poi vi faccio vedere meglio la chiusura delle finestre. Venite a vedere qua da vicino, che sono tutte con questa particolarità molto nordica scandinava, che si aprono così. Oh, e voilà, e siamo direttamente sul passaggio pedonale delle persone, infatti dalla camera dal soggiorno chi passa di qua vede dentro sostanzialmente. Vedete quel sentierino? È un passaggio pedonale, beh, un passaggio pedonale, allora di fatto è un passaggio pedonale, poi devi andare in mezzo metro di neve, però è un passaggio pedonale, è un sentierino che va alla strada principale per scendere giù verso il centro.